Benvenuti cari telespettatori a questo nuovo appuntamento, il sesto appuntamento con Prometeo, il viaggio della vita attraverso i libri. Oggi voglio presentarvi un testo del professor Massimo Recalcati, edizioni Feltrinelli, costo 8 euro, il titolo è Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, un testo che racconta di come i figli si relazionano con il padre, ma soprattutto della figura oggi ingombrante e contemporaneamente assente della figura paterna all'interno delle famiglie. Un libro che ci introduce a tematiche estremamente interessanti. Qual è dunque il percorso che intraprende questo libro del professor Recalcati? Lo spiega nella quarta di copertina, dove lui dice: Edipo e Narciso sono due personaggi centrali del teatro freudiano. Il figlio Edipo è quello che conosce il conflitto con il padre, il figlio Narciso resta invece fissato sterilmente alla sua immagine. Abbiamo visto cosa significa l'egemonia del figlio Narciso dopo il tramonto dell'autorità simbolica del nome del padre. Il mito dell'espansione fine a se stessa ha prodotto la tremenda crisi economica ed etica che attraversa l'Occidente. Ecco, proprio questa crisi è l'oggetto di interesse del professor Recalcati, che comincia una riflessione proprio sul senso di questo percorso a ostacoli nello sviluppo psicologico e umano di molti giovani oggi. È un testo, quello del professor Recalcati, in cui si indaga innanzitutto il cosiddetto iperedonismo contemporaneo, che, scrive il professore, ha scomunicato il compito educativo degli adulti come una cosa per moralisti. Di conseguenza la libertà ora significa fare quello che si vuole senza vincoli né debiti, ma intanto il debito cresce, ha sommerso le nostre vite l'assenza di senso della legge e ha spento quindi la potenza generativa del desiderio. La libertà non genera alcuna soddisfazione, ma si associa sempre più alla depressione. È qualcosa che incontriamo sempre più frequentemente nei giovani di oggi. Ma come? Hanno tutte le possibilità, più di qualunque generazione precedente sono depressi? Come si spiega? Si interroga il professor Recalcati. Si spiega col fatto che la loro libertà è in realtà una prigione, perché è un circo del godimento senza possibilità di avvenire. Questo testo parte proprio da questo assunto: indagare il senso del ruolo del padre e del figlio oggi all'interno di un contesto sociale, all'interno del nucleo della famiglia, individuando le ragioni per cui i ragazzi soprattutto soffrono di qualcosa che, lo vedrete tra un attimo, ha a che fare con la sessualità, ma ha a che fare anche e soprattutto con un desiderio del profondo che si è molto modificato negli ultimi anni. Il sesso, scrive il professor Recalcati, è utilizzato dai giovani come una droga, come un godimento legato a un oggetto parziale, prelevato dal corpo dell'altro, come un puro anestetico per ridurre il dolore di esistere. Non è più la fantasia erotica, strutturata attraverso il fantasma inconscio, a orientare la pulsione, ma è la pulsione che agisce senza filtri, de-erotizzata, come passaggio all'atto, semplice spinta a godere. Il corpo assume lo statuto di una merce fra le altre. Ragazzi che hanno rapporti sessuali come se fosse un esercizio muscolare, ragazze che vendono il loro corpo per una ricarica del cellulare. Una vita sessuale compulsiva nel ragazzo come nella ragazza serve a scongiurare l'incontro d'amore con l'altro sesso e allontanare lo spettro traumatico dell'inesistenza reale del rapporto sessuale. È uno degli assunti da cui parte il ragionamento che fa il professore, il quale si spinge quindi a definire anche le ragioni del femminicidio. Lui dice, scrive: notiamo una cosa, gli stupri, le sevizie, i femminicidi, i maltrattamenti di ogni genere che molte donne subiscono, aboliscono la legge della parola, si consumano nel silenzio acefalo e brutale della spinta, della pulsione o nell'umiliazione dell'insulto. La legge della parola, come legge che unisce gli umani in un riconoscimento reciproco, viene infranta. La legge della parola, come abbiamo visto, afferma che l'umanizzazione della vita implica l'esperienza del limite e dell'alterità,
Quando questo limite viene valicato, c'è distruzione, odio, rabbia, dissipazione, annientamento di sé e dell'altro. Quando un giovane o un uomo, anziché interrogarsi sul fallimento della propria vita amorosa, anziché elaborare il lutto per ciò che ha perduto, anziché misurarsi con la propria responsabilità e con la propria solitudine, perseguita, colpisce, minaccia o ammazza la ragazza o la donna che l'ha abbandonato, mostra che per lui il legame non era affatto fondato sulla solitudine reciproca, ma agiva come una protezione fobica rispetto all'angoscia della solitudine. In questa rivendicazione, dunque, il narcisismo estremo si mescola con un profondo sentimento depressivo. Non sopporto di non essere più tutto per te e dunque ti uccido perché non voglio riconoscere che in realtà sono niente senza di te. Uccidersi dopo aver ucciso tutti, il mondo finisce con la mia vita, il narcisismo, ma solo perché senza la tua io non sono più niente. Ciò introduce alla depressione. Questo passaggio ci porterà ad un successivo step che il professore individua nel figlio narciso. Lo vedremo tra un attimo. Nel tempo dominato dalla evaporazione del padre, nel tempo in cui il balcone di San Pietro è vuoto e la memoria del segretario del Partito Comunista svanita, il richiamo è al film di Nanni Moretti, nel tempo in cui gli ideali sembrano essersi tutti smerdati, citazione di Pasolini, una falsa orizzontalità sembra aver sostituito la gerarchia rigida che aveva orientato la nostra vita collettiva. La specularità narcisistica ha preso gradualmente il posto della differenza generazionale e del conflitto che inevitabilmente la anima. I figli, quello dei genitori, non solo perché, come è stato giustamente notato, il bambino ha piegato l'ordine familiare alle sue esigenze. È come se ribadire la centralità di un'azione responsabilmente educativa significasse automaticamente recuperare un nostalgico modello disciplinare e autoritario dell'educazione, anziché cogliere la necessità che il bambino esprime di essere aiutato a formarsi come soggetto. Il tempo dell'evaporazione del padre è il tempo della evaporazione degli adulti. Anche il desiderio di avere un figlio non è più necessariamente associato a quello di assumersi la responsabilità della sua formazione. Nel nostro tempo il narcisismo degli uomini e delle donne ricerca spesso l'esperienza reale della filiazione come un capriccio reso possibile dai progressi della scienza medica. Se il compito di un genitore è quello di escludere dall'esperienza dei propri figli l'incontro con l'ostacolo, con l'inassimilabile, per evitare l'incontro con il reale, l'adulto finisce per allevare un figlio narciso che resterà imprigionato in una versione solo speculare del mondo. A questo punto il professore Recalcati ci introduce dentro questa riflessione a individuare dunque quali sono le attese oggi di un figlio, di un giovane ragazzo, ma anche di un genitore, e a individuare una fase di transizione, una fase di passaggio che ci introduce in qualche modo ad una condizione di profondo cambiamento culturale, sociale e, se vogliamo, anche politico. Faremo una riflessione tra poco su questo. E nello sviluppo del ragionamento, della riflessione che fa il professor Recalcati, lui giunge a spiegare dunque che l'evaporazione del padre ne ha generato una profonda attesa, un profondo bisogno. Dice: nell'Odissea di Omero, Telemaco è il figlio di Ulisse. Il padre è costretto ad abbandonarlo per partire per la guerra di Troia. Resterà lontano da casa 20 anni. L'attesa di Telemaco non è un'attesa, non è attesa di una legge anonima, non è attesa dell'applicazione routinaria della legge del codice. Egli attende il ritorno di un padre. Se gli uomini potessero scegliere ogni cosa da soli, per prima cosa vorrei il ritorno del padre, afferma il figlio di Ulisse. La mia tesi, scrive il professore, è che il nostro tempo non sia più sotto il segno di Edipo, dell'anti-Edipo e di Narciso, ma sotto quello di Telemaco. Egli esige che si ristabilisca la legge e che la notte dei proci finisca. Telemaco, diversamente da Edipo, che cade riverso accecato, e da Narciso, che ha occhi solo per la sua immagine, guarda il mare. Telemaco, diversamente da Edipo,
non vive il padre come un ostacolo, come il luogo di una legge ostile alla pulsione, non sperimenta il conflitto con il padre. Egli, come vedremo in seguito, è il giusto erede, attende il padre, attende la legge del padre come ciò che potrà rimettere ordine nella sua casa usurpata, offesa, devastata dai proci. Ricerca il padre come luogo di una possibile legge giusta. Telemaco, diversamente da Edipo, si rivolge all'assenza del padre con la speranza di poterlo incontrare. Da una parte il figlio Edipo e la lotta a morte con il padre, dall'altra il figlio Telemaco che ricerca disperatamente un padre. È indubbio, almeno ai miei occhi, che le giovani generazioni di oggi assomiglino più a Telemaco che a Edipo. Esse domandano che qualcosa faccia da padre, che qualcosa torni dal mare. Domandano una legge che possa riportare un nuovo ordine e un nuovo orizzonte del mondo. Ecco, questo è il punto centrale e forse più importante e significativo del libro del professor Recalcati, che scrive ancora: con la sua attesa di Ulisse, Penelope trasmette a Telemaco che l'assenza del padre è gravida di senso umano. La sua veglia tiene vivo il nome del padre. L'assenza anima la necessità della veglia come desiderio di altra cosa. Il desiderio di Telemaco non è solo desiderio nostalgico che il padre ritorni, ma che vi sia padre, che possa esservi un altrove, un'altra cosa rispetto al godimento incestuoso dei proci. Ecco, in questo libro è perfettamente definita quella che è una condizione che noi stiamo toccando con mano. Una riflessione va fatta rispetto a quanto di qui a qualche ora stiamo registrando, sabato pomeriggio 23 settembre, quanto potrebbe accadere di qui a poco. Un governo che sarà governato, sarà gestito, avrà un presidente del Consiglio donna, ma che in qualche modo indica una traccia, una rotta, che è quella di cercare un punto di riferimento, una certezza, una persona forte, in qualche modo perfettamente incarnata da Giorgia Meloni, che è una donna, lo racconta lei stessa, figlia di una famiglia monogenitoriale in cui le è mancato il padre. E probabilmente non è un caso che lei sappia interpretare in maniera così significativa, quasi in modo quasi carnale, questo bisogno che il nostro paese sembra avere di un riferimento, di un padre, di qualcuno che restituisca la forza della legge della parola. E Giorgia Meloni indubbiamente rappresenta un perfetto paradigma di una condizione sociale che è così ben descritta in questo libro. Dunque, Massimo Recalcati, Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, edizioni Feltrinelli, 8 euro, un libro assolutamente da leggere.